Buonasera a tutti, siamo di nuovo, ci ritroviamo per un nuovo webinar del gruppo eTwin in Toscana. Questa sera in particolare ci occuperemo di intelligenza artificiale. Io sono Simona Bernabei, sono la referente pedagogica regionale eTwinning e ambasciatrice Erasmus, e con me c'è Marta Manzanedo, che è un'ambasciatrice Erasmus. È una docente che si occupa, fa parte dell'FT, quindi dell'Equipe Formativa Toscana. Quindi l'Equipe Formativa Toscana è un gruppo di docenti che si occupano di nuove tecnologie per la scuola, collaborano con i docenti, organizzano formazione su Scuola Futura, il sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Trovate moltissimi percorsi formativi, tra l'altro anche percorsi formativi condotti da Marta. Marta è docente di lingua spagnola al Liceo Cecconi di Livorno e ha un dottorato internazionale di formazione dei in formazione dei docenti in TIC ed è all'attivo diverse pubblicazioni in tecnologia educativa. È quindi la nostra donna per stasera. In genere si dice il nostro uomo, noi stasera diciamo la nostra donna, per cui io vi prego di, se avete domande, perché sicuramente le domande ci saranno, di non metterle nella chat del GoToWebinar, ma io metterò un link a un foglio Google. Vi prego di lasciare lì le vostre domande, le vostre questioni per Marta, e in fondo, se Marta è d'accordo, lasceremo un po' di spazio per le domande. Le cose da dire sono tante, anche molto interessanti, e sicuramente ci saranno molte cose e comunque ci sarà grande curiosità, grande interesse. La registrazione l'ho avviata, io adesso partirei con la condivisione del mio schermo, perché inizierei io con. Dunque, si dovrebbe vedere qualcosa. Marta, mi dai un Sì, feedback? si vede. Si vede a tutto schermo. Ok. Allora, Sì. dunque, iniziamo un po' dando un minimo di contesto, veramente minimo di contesto, perché serve anche a introdurre ciò che dirà Marta. Marta appunto si occupa di intelligenza artificiale, vi spiegherà bene che cosa sta facendo, che cosa sta studiando, e questo è un tema naturalmente, come dicevo all'inizio, estremamente, estremamente attuale. È un tema anche estremamente controverso, perché intorno all'intelligenza artificiale, soprattutto poi, parliamoci chiaro, intorno all'utilizzo di ChatGPT, che noi non abbiamo nominato perché è un marchio commerciale, quindi ce la siamo cavata con un titolo che vagamente faceva riferimento, ma insomma, naturalmente il discorso gira intorno non soltanto, perché poi insomma Marta mi spiegava e mi ha spiegato che ci sono tantissime, tantissime applicazioni e tantissimi tipi di intelligenza artificiale, anche ne parlavamo poco fa, ma essenzialmente nella scuola il problema che è sorto già diversi mesi fa è stato se appunto ChatGPT, questo strumento che genera testo basato sull'intelligenza artificiale, sia o meno uno strumento da condannare a morte, oppure, e quindi che diciamo in qualche modo metta a rischio, se non distrugga, la creatività e negli studenti, soprattutto negli studenti, diciamo, induca il desiderio di copiare anziché di ricercare, di andare a cercarsi le fonti e quindi fare un lavoro che metta in moto il cervello e la creatività, oppure se invece ChatGPT è uno strumento che noi possiamo in qualche modo utilizzare per divertirci in classe, per divertire noi, motivare noi stessi e per motivare e offrire degli strumenti interessanti e validi didatticamente ai ragazzi. Io naturalmente sono per la seconda ipotesi, e sono mesi che così da dilettante mi confronto con questo strumento e faccio delle prove, vedo che cosa ci si può fare, ma sicuramente finalmente stasera avremo
dei dati scientifici, ecco, scientifici in senso veramente validi e diciamo basati su discorsi veramente seri. Oggi e ieri si è svolta a Roma la conferenza internazionale Eminent, la conferenza del 2023. Eminent è una conferenza che è organizzata da European School Net, che è la rete europea della maggior parte dei ministeri dell'istruzione, ed è un incontro molto importante a livello di innovazione, per diciamo tastare un po' il polso all'innovazione in campo didattico a livello europeo. European School Net, per intenderci, è uno delle grandi mamme all'interno di di Erasmus più, il programma di formazione, di istruzione e formazione Erasmus più, quindi è European School Net, a che fare ovviamente con i Twinning, ed è diciamo un po' l'istituzione che si occupa del fare il punto della situazione a livello europeo sull'istruzione. L'edizione di quest'anno si intitola Empowering School with Digital Skills. E diciamo va quest'anno, essendo l'anno europeo delle competenze, diciamo che questa grande conferenza, questa conferenza che si svolge, appunto, dicevo, si è svolta ieri e si conclude oggi a Roma, fa così, ragiona, riflette su, tramite appunto esperti di tutti i paesi, fa un po' il punto sulla situazione e per capire appunto in che modo i paesi europei, le scuole dei diversi paesi europei stiano lavorando e si stiano mettendo in moto per attrezzare i sistemi educativi e alla riduzione del divario digitale. Sapete che il divario digitale è un problema, quello che viene chiamato digital divide, è un problema ed è una questione che accompagna la scuola, l'educazione, l'istruzione. È saltato tutto. Come mai mi è andata via mi ha buttato fuori la presentazione? Comunque adesso la rimetto su. Forse Caso della ho. diretta, dai. Sì, ecco. Adesso si dovrebbe rivedere, credo. Diciamo che in buona sostanza il divario digitale è un po' sapete, no? La questione che esistano, a parte da paese a paese, delle grandissime differenze per esempio, fra paesi molto avanzati in ambito digitale dal punto di vista dell'istruzione, della formazione, come la Finlandia e altri paesi, come per esempio forse anche il nostro, che non è certamente al passo con paesi come la Finlandia. E poi naturalmente il grandissimo problema è il poter rispondere al fatto che sono sempre più necessarie, si rendono necessarie dal mondo accademico, il mondo accademico che lo richiede, ma anche il mondo professionale del lavoro. Richiede competenze digitali nello specifico, ma anche altri tipi di competenze che in realtà non sono appuntate, non vengono su cui perlomeno non c'è ancora un livello alto dal punto di vista della scuola. Durante questa conferenza, questa è una cosa molto interessante, vengono riportati i risultati di un progetto. Questo progetto si chiama AI for T, cioè Artificial Intelligence for and by Teachers, che è un progetto condotto dal Ministero dell'Istruzione francese, da CNR, da INDIRE, con altri ministeri dell'istruzione europea. Il dato interessante, io me lo sono guardato un po', è un progetto molto ricco, molto interessante. Marta vi citerà dei siti di riferimento e anche dei documenti fondamentali per questo tema. Questo è anche un sito che secondo me vale la pena essere tenuto d'occhio perché oltre ad esserci
un MOOC sull'intelligenza artificiale, quindi un corso massiccio online sull'intelligenza artificiale e le applicazioni nella didattica. Ci sono anche tutta una serie di materiali e di dati di riferimento. La cosa interessante è che nonostante, quindi chiaramente all'interno di questo progetto è stato fatto un'indagine per rivelare, per rilevare, scusate, più che rivelare l'approccio e l'atteggiamento che i docenti hanno nei confronti dell'intelligenza artificiale come utilizzo in classe e più genericamente verso le nuove tecnologie, qual è l'approccio dei docenti. Ed è emerso effettivamente, io sono stata abbastanza sorpresa da dai risultati di questa indagine, che in realtà la maggior parte dei docenti ha un approccio, diciamo una percezione favorevole degli strumenti di intelligenza artificiale. E questo mi sorprende, ma in senso ovviamente positivo, perché è una cosa molto, molto interessante, nuova, ma che ha, secondo me, dei risvolti di sviluppo, delle possibilità di sviluppo veramente incredibili. Quindi, dopo avervi, diciamo, raccontato questa cosa, ripeto, AI for T, lo trovate, su internet, proprio digitando questo acronimo, trovate molti materiali se vi interessa, senz'altro lo potete trovare facilissimamente su Google. Io adesso interrompo la visualizzazione del mio schermo e cedo la parola anzi, più che cedo, do la parola con grande piacere a Marta Manzanedo. Che però devo autorizzare come relatrice e ripeto, io, ecco Marta, tu adesso fra un anno secondo avrai aspetta, però forse io devo levare questa cosa qua e interrompi, cambia relatore però forse, Io lo vedo forse. già, credo che posso già. Provo? Sì, prova. Basta che Ora non ti dia noia. Ok, perfetto, sì, ci si siamo. vede? Si vede perfettamente. Però Io adesso ok. si vede, sì. Io adesso, tra l'altro, vorrei anche spegnere la telecamera in modo tale da non rubare banda a Marta e sarò io dietro la chat, per cui se avete quesiti e soprattutto se avete quesiti sui contenuti che Marta via via racconterà, a breve inserirò il link al Google Doc. Quindi buona intelligenza artificiale. Grazie, intanto grazie Simona dell'opportunità che mi hai dato e niente, spero di non deludere perché insomma diciamo che esperti di intelligenza artificiale secondo me pochi perché più che altro, allora io vi parlerò di un tipo di intelligenza artificiale che soprattutto è ChatGPT, ma l'intelligenza artificiale è ampissimo. E diciamo che tratta tantissime cose. Io mi occuperò soprattutto di una parte di questa intelligenza artificiale che è quella generativa e diciamo quella che ha portato al successo, diciamo, no? Ora tutto è intelligenza artificiale, se ne parla tantissimo, ma l'intelligenza artificiale ci stanno lavorando dagli anni 50. Soltanto che con l'arrivo di ChatGPT e applicazioni simili, diciamo che è stato una rivoluzione, no? E sicuramente tutti sapevamo già che l'intelligenza artificiale era presente nella nostra vita, e tutti avete a che fare con Alexa, con Siri, Google, no? Con Google. E per esempio Facebook o Amazon o Netflix usano, no, l'intelligenza artificiale per offrirti e personalizzare degli annunci, dei prodotti e questo diciamo sono altri tipi di intelligenza artificiale. Ma per esempio quello di cui vi parlerò oggi e altre applicazioni simili diciamo che è alla portata di tutti. Non bisogna, io non vi dirò cos'è un algoritmo o cose troppo complicate, vi accennerò brevissimamente come funziona ChatGPT, ma non c'è bisogno di sapere come funziona ChatGPT per usarlo. Ecco qual è la svolta, secondo me, che dà accesso anche a gente che non veniamo dall'ambito
informatico o scientifico a poter usare questi strumenti che veramente ci possono risolvere tanti problemi. Quindi io vi parlo, no, di intelligenza artificiale generativa, che sono, come vedete qua, no, sistemi di intelligenza artificiale che possono creare contenuti nuovi e originali, originali nel senso che se tu gli dai lo stesso prompt il giorno dopo, magari ti crea un'immagine o un testo diverso. E utilizza tecniche come le reti neurali generative profonde, ma non c'è bisogno di sapere che cos'è, però diciamo che usa alcuni meccanismi simili, no, a quelli del cervello per produrre risultati che possono mimare stili, toni, strutture complessi presenti nei dati con cui è stata addestrata, no? Allora, l'intelligenza artificiale a scuola ovviamente è una forza trasformativa e nell'ultimo anno soprattutto sta emergendo come un elemento chiave nell'innovazione e può essere un alleato per adattare l'educazione alle esigenze individuali, no? La cosiddetta, che tante volte si sente parlare, personalizzazione dell'educazione, no? Quindi usare le tecnologie per personalizzare secondo magari i bisogni degli alunni e ovviamente possiamo anche andare a rompere le barriere tradizionali di tempo, di spazio, eccetera. E anche ci serve per creare un ecosistema creativo. Ora, tra un po' accennerò alla creatività, no? Quindi la domanda non è se usare o no l'intelligenza artificiale, ma come usarla al meglio. Secondo me la scuola in questa svolta non può farsi trovare impreparata. Io sento dei colleghi che mi dicono: ma fa paura, paura di che? Dobbiamo vederlo come uno strumento che sicuramente ci verrà in aiuto. Ed è molto importante proprio per non rimanere indietro, imparare ad usarla. E la cosa più importante, secondo me, è insegnare un uso consapevole ai nostri alunni, perché tanto la usano già. Io ho una figlia di 14 anni che ChatGPT lo conosce benissimo. Poi, prima di entrare, ovviamente, vi dirò alcuni documenti, no? Per esempio, abbiamo le Nazioni Unite che Antonio Guterres, il segretario generale, ha detto che l'intelligenza artificiale deve beneficiare tutti, incluso il terzo dell'umanità che ancora non ha accesso a internet. Questo l'ha detto proprio quest'estate, perché l'ONU ha esplorato l'uso dell'intelligenza artificiale per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Non a caso, nell'Agenda 2030, l'obiettivo numero 4 è proprio garantire un'educazione equa, inclusiva e di qualità. È importante anche l'apprendimento permanente per tutti e quindi è fondamentale e importante esplorare come usare l'intelligenza artificiale. L'UNESCO ha fatto diverse guide, una guida per come usarla nella didattica, nell'istruzione superiore, soprattutto di ChatGPT. E fa appello ad adottare un approccio dell'intelligenza artificiale per tutti, centrato sull'essere umano e per lottare contro le diseguaglianze, no? Nell'accesso alle conoscenze. Quindi pensate che con l'intelligenza artificiale se possono pensate si può addestrare tenendo conto magari delle diversità di ogni paese, no? Quindi delle diverse espressioni culturali, no? E così, diciamo, evitiamo di accentuare le differenze tecnologiche tra i diversi paesi e all'interno di essi. Vi accennavo che l'UNESCO aveva creato una guida di Chat GPT, no? Di come usarla in modo consapevole e, per esempio, vi ho portato questo grafico che è carino. E quindi ci dice: l'ho messo in inglese perché non in italiano non l'ho trovato in spagnolo, ho preferito portarlo in inglese. Allora, se, per usare il chat GPT importa che il risultato sia vero, cioè che per esempio per una ricerca scientifica direi che non sarebbe
il caso, no? Però per esempio, anche se vediamo, diciamo che ci importa che sia vero quello che ci dice, no? Che sia, diciamo, fattibile. Diciamo, la competenza di verificare che quello che ti dà ChatGPT si corrisponde con la realtà? Sì. Ok, questa è una cosa molto importante, forse la dirò qualche altra volta. Per usare ChatGPT bisogna, è fondamentale essere esperto della materia perché fa tante belle cose, però non è adatto a un insegnante inesperto. Inesperto, per esempio, alle prime armi, o magari alle prime armi, cioè non è che voglio dire, boh, ok, se non hai esperienza. Non lo puoi usare, no, non è così, però magari ecco di stare un po' più attento, questo sì, no? Perché dobbiamo essere in grado anche di interagire con la macchina, perché non è che sempre ci dà il risultato che vogliamo a primo colpo. Quindi, come facciamo a interagire se non sappiamo di cosa stiamo parlando, no? Poi, sei disposto a assumerti no, la responsabilità legale, morale, se ti dà dei risultati sbagliati, sì, allora lo puoi utilizzare. Ripeto, se per quello che lo useremo noi in classe, problemi morali o legali no, non dovremmo averlo. Allora, io vi ho portato, come vedete, anche c'è il sito, poi nelle slides, questo potete anche linkarlo. Per esempio, qua dell'INDIRE che stanno lavorando in un grande progetto di intelligenza artificiale, no? E per esempio, vedete l'uso dell'intelligenza artificiale nell'apprendimento e nell'insegnamento, no? Quindi stanno facendo delle ricerche perché proprio è importante a livello europeo e mondiale di accennare e utilizzare l'intelligenza artificiale nelle nostre classi. Per cosa la possiamo usare? Che questo poi vedremo poi degli esempi. Allora, intanto l'intelligenza artificiale orientata ai docenti ci può aiutare per automatizzare i compiti amministrativi. Io ho visto per esempio perché poi ci sono tante applicazioni, però anche con ChatGPT ben impostato ti aiuta a redattare per esempio un pay, un programma, no? Come vediamo qui ci crea dei testi molto utili anche per il CLIL, possiamo utilizzarlo per verifiche, quiz, per dare feedback agli alunni, se vogliamo delle idee descritte. Per fare un video, un podcast educativo, anche delle idee per applicare, che ne so, metodologie come il microlearning, la Flipped Classroom, EAS, gamification, insomma, tutte le metodologie che vi vengano in mente per fare dei riassunti, traduzioni, creazione di materiali come assistenti virtuali, eccetera. E orientata al sistema, ovviamente ci può aiutare a un'amministrazione più efficiente. Per esempio, ci sono già dei sistemi per trattare i dati delle iscrizioni, gli orari, il tracciamento dell'assistenza, l'analisi dei dati per valutare l'efficacia di alcune strategie educative. Per esempio, ChatGPT-4, quello a pagamento, ti fa proprio l'analitica di dati. Quindi, pensate GPT, la versione il 4 che è a pagamento sono $20 al mese e niente per un'istituzione educativa, no? Per la valutazione, no? Ci può aiutare anche identificando le aree dove gli alunni hanno più bisogno, per lo sviluppo dei curriculum personalizzati, ora che si parla di dover fare il curriculum per l'orientamento, il curriculum digitale, eccetera. Per esempio, sempre con il 4 si può creare un assistente e allenarlo per esempio, produrci aiutarci a redattare il curriculum dell'orientamento o quello digitale. La personalizzazione dell'apprendimento, che ne abbiamo già parlato
accennato, e anche questo l'ho già detto, la IA abbatte proprio barriere geografiche e socio-economiche. Volevo solo un inciso, mi sembra anche molto molto utile, visto che io ovviamente è dove l'ho esplorato di più, per le lingue straniere, la traduzione istantanea, e questo già si usa da un po', però anche ChatGPT ci fa questo lavoro qui e ci dà delle traduzioni molto più accurate dei vecchi traduttori, no? E ci può anche aiutare a comprendere testi complessi per ampliare il vocabolario, e può essere usata con gli alunni stranieri. Per esempio, se io ho un testo difficile di inglese, glielo scrivo a ChatGPT, gli dico: guarda, me lo semplifichi, e me lo semplifica, sempre magari in inglese, no? Se voglio me lo traduce anche, però se magari ho trovato un testo interessante, ma lo voglio un po' adattare, gli chiedo di farlo in modo più semplice, poi magari glielo do agli alunni. E possiamo anche, ci sono sistemi, no, di correzione automatica, soprattutto di grammatica, di ortografia, nelle lingue straniere, ovviamente serve anche per italiano L2, ci può creare dei dialoghi interattivi per usare, per implementare in classe tecniche come il role playing o lo storytelling, insomma, possono anche ChatGPT, quello gratuito, e ora ci sono le estensioni vocali, quindi si imposta la lingua e ascolta e risponde nella lingua, insomma, che abbiamo impostato. Se poi li parliamo in un'altra lingua, ci parlerà con un accento un po' strano, però va bene lo stesso. E ci aiuta anche per realizzare delle lezioni, presentazioni. Questo vale per tutti, però lo trovo specialmente utile insomma, è quello che ho fatto di più. Due parole della creatività, no? Io vi ho messo qui, perché si parla, no, di l'intelligenza artificiale, usarlo sì o no, la famosa tassonomia di Bloom, che tutti sicuramente conoscete, e possiamo anche ovviamente utilizzare l'intelligenza artificiale per creare delle attività che ci aiuteranno a sviluppare soprattutto le competenze di livello superiore, no? Che sono quelle che dobbiamo utilizzare di più, però ovviamente anche quelle di livello inferiore vanno esercitate nelle nostre lezioni, perché sono tutte necessarie, no? Quindi tutto dipende da come usiamo l'intelligenza artificiale. Per esempio, per me, la prima, questa sotto, ricordare o memorizzare, ti può aiutare l'intelligenza ChatGPT, insomma, ti aiuta a recuperare dati, concetti, ti dà un accesso alle informazioni molto più veloce, per esempio, rispetto a Google, perché tu fai la domanda diretta, ti può aiutare a comprendere, perché ti offre delle spiegazioni dettagliate. Se tu gli dici, per esempio, un altro prompt, spiegami, come se io fossi un bambino di 11 anni, un concetto magari complesso, e lui te lo spiega come se tu fossi un bambino con degli esempi, eccetera, eccetera. E per applicare, ti offre scenari di applicazioni per risolvere problemi, casi, e analizzare, tipo, possiamo impostare le attività per favorire la capacità analitica, critica. Ci può dare delle valutazioni, insomma, e anche stimola il processo creativo, no? Infatti io qua sotto ho scrivo, no? L'intelligenza artificiale è un'opportunità, il limite è la nostra creatività, perché non è vero che uccide la creatività, anzi, dobbiamo essere creativi anche per utilizzare i prompt, per parlare con la macchina, no? Quindi possiamo pianificare delle attività che vadano bene a tutti, con tutti i livelli della tassonomia di Bloom che vi ho accennato, e poi combinarli con le diverse attività, abilità, la comunicazione, la creatività, la collaborazione, il pensiero critico, eccetera.
Vi ricordo, sicuramente lo sapete, che la creatività e il pensiero critico le trovate, no, come competenze da sviluppare in documenti come l'Entrecomp, il Dicompedu, l'Area 5, la raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea. Quindi con ChatGPT possiamo farlo. E ora andiamo già, diciamo, ho cercato di darvi un po' di documenti per vedere che, insomma, viene, diciamo, anche dall'alto, INDIRE, Commissione Europea, eccetera, sarebbe interessante imparare a utilizzare questi sistemi. Allora, io qua vi ho messo i diversi simili, no, a ChatGPT. Quindi abbiamo ChatGPT, questo è quello gratuito, che è nato praticamente, non ha nemmeno, sì, ha un anno, è un bebè, ha un annetto e qualche giorno, che poi è stato aggiornato, hanno lanciato la versione quella a pagamento il 14 marzo, ChatGPT 4, quindi il 14 marzo del 23, diciamo, si collega a internet, mentre ChatGPT, quello gratuito, no. E ci permette di usare i plugin. Però un modo di utilizzare quello a pagamento in modo gratuito è Bing, che vi farò vedere. Bing, diciamo, utilizza come base ChatGPT 4. Ovviamente non fa le stesse cose del quello a pagamento, però per provarlo non è niente male. E poi c'è Bard, che è di Google, e sicuramente cambieranno le cose, perché Bard ora si sta anche indirizzando verso, vuole che, perché praticamente ChatGPT può utilizzarsi dai 13 anni in poi, mentre Bard per ora è dai 18 in poi, però ci sono già dei movimenti, e secondo me questo cambierà. E poi c'è Perplexity, che è una specie di ChatGPT gratis, c'è una parte gratis, una parte a pagamento, però si può provare gratis, ci dà le fonti. Ci sono altri come Claude, però vabbè, per esempio Claude è molto 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 buono, ma non è ancora disponibile in Europa. Quindi andiamo, ChatGPT, quindi è un modello di intelligenza artificiale generativa, è in grado di condurre una conversazione e comprende il contesto. E poi ovviamente ci dà delle risposte adeguate, perché lui riesce a capire, lui o lei, insomma, non lo so, riesce a capire tutte le relazioni che ci sono. Diciamo, con tutte le parole, non solo la parola, come magari un traduttore, no? Che andava tatta, parola per parola, ma riesce a capire tutta la frase, il senso della frase, eccetera. È allenato con 175 milioni di parametri, e quindi è stato addestrato con grandissime quantità di testo, no? Considerare come se avesse tutto a disposizione, tutto internet. E se lo ricordasse, quindi è una potenza allucinante. Quindi si addestra questo ChatGPT soprattutto utilizzando tantissime quantità di testo, libri, poesie, opere, cioè romanzi, documenti tecnici, medici, legali, eccetera. Quindi praticamente viene allenato con delle domande, e infatti ogni volta che noi interagiamo con lui, lui impara sempre, sempre, sempre. Quindi diciamo che migliora sempre, sempre di più. Quindi mi è sfuggito un po' un spagnolismo, chiedo scusa. Allora, c'è un pre-allenamento, quindi viene, questo sarà, non c'è bisogno che voi lo capiate, giusto? Quindi viene addestrato con tantissimi, tantissimi modelli di testi. Poi loro hanno, si chiama l'architettura Transformer attenzione, che è quello che vi dicevo, che si concentra a insegnare alla macchina, ma
a capire, a prestare attenzione alle diverse parti del testo e la relazione che ci sono tra le parole. Poi, dopodiché, ci genera la nostra risposta. Ecco perché ci dà una risposta molto coerente con quello che abbiamo chiesto. Allora, io poi vi lascerò le slide per chi non sia registrato. Praticamente, ripeto, o vi registrate perché poi magari faremo qualche prova. E questo è il modo di registrazione, io ve lo illustro brevemente e se no potete usare Bing e poi vi faccio vedere come si fa. Allora, per creare l'account, questi sono i passi, quindi l'ho messo così perché, ripeto, l'ho pensato anche per chi magari ci sta seguendo da cellulare e non può magari in questo momento, almeno sa come fare. E ci chiede un numero di telefono. Per registrarci, ma per esempio anche Google ha il nostro numero di telefono, quindi alla fine è una questione di sicurezza per evitare, quindi a un numero di telefono si può registrare solo un account di Chat GPT. E quindi poi la schermata sarebbe questa. Io ora casomai vi farò poi vedere qualche esempio dal vivo. E quindi ovviamente se non l'avete mai usato vi darà una schermata molto molto pulita e vi farà dei suggerimenti, a me me li mette in spagnolo. Come vedete qui c'è qua sotto e io l'avevo impostato perché stavo studiando inglese e ho messo l'estensione vocale in inglese, quindi io posso parlare e quando lo voglio ascoltare basta che clicco qui e sento come mi pronuncia l'inglese. Alcuni dati, quindi è stato lanciato un anno fa e ha superato il milione di utenti entro una settimana, quindi questa cosa è la quantità di milioni, 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 ha raggiunto i 100 milioni già a gennaio, questo non si era mai visto prima nella storia. Quindi c'è anche Microsoft che ha investito 10 miliardi di dollari. Non so se sicuramente non avete seguito, ma c'era stato qualche settimana fa non so come dirlo in italiano, ma Juego de Tronos, no? E c'era stato l'amministratore delegato di ChatGPT che voleva andare alla Microsoft, poi è tornato indietro, insomma. C'è molto interesse per questa tecnologia, no? E qui Microsoft ha lanciato, no, le versioni di Bing Edge, il browser, con ChatGPT integrato. Attualmente Bing, la chat di Bing, utilizza il 4. Quindi queste sono informazioni un po' tecniche, quindi alla fine di perché è meglio ChatGPT 4. Ha 10 volte più parametri di quello gratuito, quindi è molto più potente, comprende meglio e genera il testo molto, in modo più complesso e genera risposte anche più coerenti perché riesce anche a gestire le sfumature linguistiche e delle ambiguità. E poi è più aggiornato, è aggiornato attualmente fino ad aprile del 2023, quindi il 3,5 è fermo al settembre del 21. Però per molte delle attività che ci interessa a noi, anche quello gratuito va bene. E poi vi ripeto, abbiamo la chat di Bing e volendo anche Bard che ci fanno fare, cioè se capiamo come funziona uno, più o meno funzionano tutti allo stesso modo, no? Allora andiamo un po' con le istruzioni, no? Con i prompt. Il prompt vuol dire comando, no? Quindi quando noi interagiamo con chat di GPT, possiamo avere, se voi lo provate, potete avere anche una conversazione normale, tranquillamente, senza maggiori accortezze, ma se noi vogliamo avere delle risposte significative, delle risposte insomma che ci diano che abbiano risolvano i nostri problemi,
dobbiamo essere specifici, concreti, quindi minimo un prompt deve avere un tema, un obiettivo, uno stile, un tono, un contesto e informazioni di contesto che vi spiegherò meglio. Per esempio, definire un obiettivo chiaro, no? Dobbiamo dirle cosa vogliamo, che ci crei un testo. Il messaggio conciso con un linguaggio naturale perché è una macchina, ma capisce come parliamo noi, quindi non è come Google che vanno messe le parole chiavi, no? No, a lui gli possiamo fare la domanda tale quale. Ovviamente evitiamo le ambiguità perché è una macchina. Dobbiamo fornirgli il contesto, quindi che cosa voglio? Voglio, vedremo degli esempi. Cosa voglio? Una programmazione di spagnolo per alunni di livello del liceo, allora glielo devo dire, ok? E considerare anche di dirgli il tono, che voglio, un tono amabile, gentile, formale, informale, accademico, insomma, anche questo può incidere. Quindi, tante volte dovrò interagire con lui perché a primo colpo non sempre mi darà il risultato, però quando lui mi dà un risultato io gli dirò: guarda, me lo aggiusti un pochino perché questo non è così. E allora queste interazioni con la macchina sono quelle che poi ci portano ad avere una risposta più precisa, no? Ovviamente va definito il gergo, i termini tecnici e poi ovviamente rileggere e rivedere il messaggio. Si possono anche fare degli esempi o dire delle restrizioni, guarda questo no, eccetera. Poi ci sono dei tipi di prompt che vi spiegherò brevissimamente così vi fate un'idea, quindi argomentali, sequenziali, comparativi. Questo per me e per noi è quello più utile di prospettiva professionale e anche l'elenco di desideri. Insomma, poi ci sono quelli comparativi, perché l'elenco di desideri gli dico le caratteristiche che deve avere la risposta che io voglio, no? Qui vi ho messo un esempio, questi sono gli argomentativi, quindi argomenta del tema per il risultato, quindi argomenta perché tema è importante implementare l'innovazione educativa al giorno d'oggi, oppure argomenta contro l'educazione online e spiega perché l'educazione presenziale rimane l'opzione più efficace. Ok? Questo posso usarlo per fare tante discussioni in classe, vedere cosa dice la macchina, cosa ne pensano i ragazzi, insomma, qui, come dicevo prima, dipende dalla vostra creatività, no? Poi, i comparativi ci chiedono di confrontare due o più cose per avere un risultato, più specifico. Quindi, compara la domanda 1 o il tema 1 e col tema 2. Per esempio, confronta l'efficacia dell'educazione online con quella dell'educazione in presenza in termini di apprendimento e motivazione, oppure confronta e mette a contrasto due metodi di insegnamento innovativi e spiega qual è più efficace e perché, no? Quindi qua mi fa una comparazione e anche questo posso utilizzarlo in classe, poi vedere cosa ne pensa, poi l'argomento dipende da voi, no? Questi sono i condizionali, quindi se condizioni più domanda o tema e obiettivo, quindi come vedete la struttura è molto semplice, quindi se la tecnologia viene utilizzata, questi sono gli esempi, viene utilizzata adeguatamente in classe, quale impatto può avere sull'innovazione educativa per migliorare l'apprendimento degli studenti? Oppure un altro, se l'apprendimento personalizzato viene adottato ampiamente in futuro, come potrebbe cambiare la dinamica della classe e migliorare le prestazioni degli studenti per conseguire un'educazione più efficace? Allora, più lunghi li facciamo, più specifici, ma non lunghi, di allungare il brodo, no? Più dettagli, più contesto gli diamo, poi meglio è, no? Quindi qua, per esempio, quello è l'elenco dei desideri, no? Sto cercando che cerco un programma, un'attività con requisito 1, requisito 2, requisito 3. Ok? Per esempio, sto cercando uno strumento
per la gamification che abbia requisito 1, 2 e 3. E quindi noi glielo mettiamo e questo sarebbe l'esempio, no? Come vedete, gli esempi sembrano una conversazione normale, no? Però come vedete, hanno una logica dietro. Quindi abbiamo questo e quello che vi consiglio assolutamente, per esempio, quello di ruolo professionale si chiama, no? Agisci come, per esempio, un insegnante di spagnolo, un insegnante di storia, un esperto di tecnologia didattica, agisci come un, visto che stiamo parlando Erasmus, un progettatore, un valutatore Erasmus, e descrivi il tema, cosa vuoi, più il contesto. Poi vi parlerò anche di come usarlo per i progetti, però una volta capite cioè ChatGPT non ci scriverà mai il progetto se noi non sappiamo cosa chiedergli, ok? Ci scriverà magari delle cavolate, però ci può sicuramente aiutare a fare la redazione se noi li diamo, interagiamo con lui. Ho fatto alcune prove e ovviamente lui deve sapere i dati della nostra scuola, eccetera, eccetera, e gli obiettivi e poi ovviamente lui ha accesso a un database dove c'è la guida Erasmus. E questo e quest'altro, e quindi riesce a farlo. E poi c'è, che ve ne parlerò, la possibilità con ChatGPT-4 proprio di creare un assistente che si occupi solo di, che crea, sono 10 minuti, non bisogna programmare né niente, però magari uno gli carica quei documenti ai quali, no, la guida Erasmus. I formulari dell'azione, che ne so, il CA 120, il 121, il 122, e poi lui attinge da lì e quindi ci dà quei dati lì molto più precisi, no? Un prompt sequenziale, per esempio, A, B è uguale a C, quindi descrive l'evoluzione dell'educazione negli ultimi 50 anni e come ha influenzato l'innovazione educativa, per esempio. Un altro esempio menziona due esempi di tecnologie innovative che hanno trasformato l'educazione e spiega come funzionano. Ho voluto in questo caso fare domande molto per i prompt, molto generiche, perché siccome sicuramente insegnate di materie di tutti i tipi, non volevo solo parlare magari di prompt di lingue, no? Però poi negli esempi ho messo un po' di lingue, quindi in definitiva, per avere un buon prompt, obiettivo, format e lunghezza, obiettivo, cosa voglio, una programmazione, una verifica, eccetera. Come lo voglio? Una tabella, per esempio, voglio una tabella. Se voglio una rubrica di valutazione, lo voglio in forma di tabella. Destinatari per chi? Alunni di prima, seconda, terza, livello A1, 2, eccetera, eccetera. Contesto. Qui ovviamente tutta l'informazione che possiamo dargli per definire meglio il nostro prompt è benvenuta, e poi tutta altra informazione extra o anche una restrizione, cioè qualcosa che non vogliamo che lui prenda in considerazione, no? Per esempio, per cosa lo possiamo utilizzare nella didattica? Vi farò anche vedere degli esempi, quindi. Ci crea dei programmi di studio, piani di lezione, ci può creare, se vogliamo, delle regole per qualche gioco, per qualche metodologia, obiettivi di apprendimento. Per esempio, se vogliamo utilizzare il debate, ci dà delle istruzioni per attività di apprendimento. Noi nell'equipe toscana abbiamo un'esperta di debate, lei lo ha usato, mi garantisce che soprattutto il 4 è perfetto. E con il 3 bisogna un po' interagire. Suggerimenti di piani di insegnamento, script per le presentazioni, per il video, può dare idee, consigli. Per la valutazione degli studenti, per esempio, ci dà anche dei feedback, magari ci può le rubriche di valutazione che vi ho detto, ci può dare tante idee, exit ticket, no? Per vedere anche delle idee, cosa hai imparato, cosa no, eccetera, eccetera, no? Poi, ovviamente per gli studenti, se sappiamo
insegnargli bene a interagire, per esempio, gli può dare delle guide di studio, fare un po' da assistente, no? Io l'ho provato come assistente per esempio, di conversazione per l'inglese, più che altro anche per la correzione di prove, eccetera, eccetera, quindi funziona bene. Ci dà dei riassunti, ci dà delle istruzioni, ci dà tanti esempi, no? E ecco, tante idee per creare attività, per l'inclusività, l'accessibilità. Ci dice: guarda, per i DSA devi stare attento a questo, questo, questo e quest'altro, e ti dice a cosa devi stare attento, no? Perché, ripeto, è come avere veramente una persona che ha il doppio, il triplo delle neurone di un essere umano, che ha nella sua testa tutte le conoscenze, non si scorda di niente, non dorme, quindi è veramente è incredibile. E ci dà anche delle strategie, no, per personalizzare, per diversificare le modalità di apprendimento, insomma, ci dà delle idee anche con gli strumenti digitali. Ricordate però che il 3.5 è fermo al 2021, però ribadisco, c'è Bard e c'è Bing che si collegano a internet, per cui ci danno contenuti molto molto attuali. Ovviamente è uno strumento, prima di passare agli esempi, che assiste gli educatori e gli studenti in ambito accademico. Ovviamente, come ha introdotto Simona, molte università e centri educativi si stanno domandando: ma lo dobbiamo vietare? Non lo dobbiamo vietare? Qui ovviamente ci sono le due posizioni. Io sto vedendo in alcune università, ovviamente io conosco quelle spagnole, però presumo che sia ovunque. Alcune università si stanno attrezzando, hanno creato delle guide e stanno adattando i compiti degli studenti e stanno dando la possibilità di usare ChatGPT per fare i compiti. Voi mi direte: ma allora? E no, perché se il compito lo fai in un certo modo, ChatGPT ti dà un aiuto, ma non è che te lo fa completamente, quindi devi essere tu sempre diciamo, la mente pensante che fa questo, no? E ovviamente è importante citarlo. L'ideale sarebbe usarlo come un assistente didattico, è un complemento, e anche ovviamente tenendo conto, questo ve ne parlerò alla fine, di aspetti etici e di privacy, che ovviamente di ogni istituzione educativa, no? Poi ovviamente è uno strumento che ha il potenziale di rivoluzionare l'educazione, non so se lo farà, però insomma, io ora, se avete voglia di fare qualche prova, per esempio, allora o vi registrate, se non lo siete già, su quello di OpenAI, o avete anche l'applicazione sul telefono, altrimenti sul browser Edge avete la chat Bing, quindi Bard è gratuito, e anche poe.com potrebbe essere un'altra possibilità. Poe.com ci permette di accedere a diversi a ChatGPT, a Claude, a diversi modelli. Quindi, se mentre faccio vedere gli esempi volete fare qualche prova, io, vabbè, per farvi vedere, ripeto, perché poi vi rimanga il materiale, ho creato il prompt, quindi crea un programma per un corso di spagnolo alunni italiani adolescenti di primo anno liceo linguistico, livello di uscita A2. Il corso dura 120 ore, dettaglia obiettivi, metodologia, contenuti, ho messo lessico, grammatica, funzione, così, valutazione, strategie, materiali, pianificazione settimanale, una tabella, segue il plan curricular dell'Istituto Cervantes. Allora, lui mi dà ovviamente un
un programma dove che io poi, se mi va bene, altrimenti dovrei aggiustare. Questo sarebbe un esempio di cosa mi ha prodotto. Poi, se volete, poi lo faremo in diretta, cioè provo dal vivo. Questa è la programmazione, per esempio, settimanale. Quindi, come vedete, saluti, presentazioni, mi mette in una tabella i temi, i contenuti grammaticali, le funzioni comunicative, le attività. Se voglio qualcos'altro, rifaccio il prompt e glielo chiedo. Qua, per esempio, preparami una lezione di lingua spagnola, 2 ore. Per studenti italiani del quinto anno del liceo linguistico, livello C1, su Federico García Lorca, contesto, opere, eccetera, attività e materiali. E anche qui mi ha creato la struttura della lezione, quindi come vedete mi crea, mi dà gli obiettivi, mi dà... Questo lo fa in secondi, se provate sono proprio secondi, mi dà anche un po' come dividerebbe lui la lezione, e quindi questo non dico che potete usare, cioè magari non vi va bene, però sicuramente vi dà delle idee. Per esempio, per le presentazioni, no? E qui ci sarebbe veramente un mondo. Preparami una presentazione di 15 slide, quindi per 30 minuti, sui re cattolici per studenti di terzo anno di liceo linguistico, no? Qui ci sono anche dei modi di prepararle velocissimamente su PowerPoint. Vi ho voluto mettere anche questa cosa, per esempio. Ah no, perché mi è saltata, aspettate, forse mi è saltata una, ecco, mi è saltata una slide. Qui vedete slide, titolo, mi dice passo passo cosa devo mettere, quindi l'immagine di Isabella di Castiglia, il testo, i re cattolici, e slide 2, breve descrizione di chi erano i re cattolici, quindi mi dà delle idee. E come vedete, di tutte le slide che le ho chiesto, no? Qui invece vi ho messo, se volete usare anche PowerPoint, però vi dirò che ci sono dei programmi molto più semplici di utilizzare, perché ChatGPT te lo crea in una specie di codice, tu lo copi, poi vai a PowerPoint e te lo fa veramente in 2 nanosecondi, no? Una presentazione, però ribadisco, ci sono delle, per esempio, se interrompo, vi faccio vedere magari. Voi vedete il mio schermo, vero? Sì, no? Simona Gamma, per Sì, esempio. vediamo il tuo schermo. Io poi ti volevo fare una domanda prima che tu vada avanti perché mi interessava una cosa che Sì. hai detto. Diverse cose che hai detto mi sono appuntate, però questa cosa te la volevo chiedere adesso, così poi non ci ritorniamo su, nel senso, mi sembra il momento giusto. Quando tu dicevi che si può utilizzare il codice, perché non è proprio una cosa così, diciamo, con cui tutti lavorano tutti i giorni, no? Lui che fa, ti genera lui o lei, anche questa è una cosa interessante, lui o lei, lei ti genera un codice, poi tu lo copi e lo incolli dove, per esempio, se tu devi. Guarda, aspetta, ritorno alla... In questo caso avevo Se non messo... ti dispiace, perché magari questa è una cosa, perché il passaggio dalla struttura delle slide, ad esempio, alla creazione delle slide, che è una delle cose più così anche in cui si impiega un sacco di tempo delle volte, No, no? però E infatti invece. per quello, sì, te lo copia e lo metti su PowerPoint, però per esempio volevo farvi vedere questa qua che ti genera, è una delle tante, per Sì, esempio, PowerPoint io o altro, cioè se c'hai delle sì, altre per tue. esempio, guarda questo, perché questo è ancora più semplice. Aspetta, non so se sono dentro. Voglio creare una presentazione. Allora, Simona, dimmi un argomento. Facciamo una presentazione sulla cucina romanesca. Speriamo, in inglese sicuramente me lo Ah, fa. allora vogliamo fare una cosa e se no mettiamole, perché tu le istruzioni gliele dai in No, io gliele darò spagnolo? in spagnolo, però siccome questa applicazione è molto Ok. specifica, dimmi un argomento un po' più Un internazionale. argomento un po' più anglosassone, mettici Shakespeare così vediamo più Dai. anglosassone di questo non c'è.
è anche molto molto generale, quindi vediamo che cosa tira fuori. Poi naturalmente uno ha. Allora, lui mi dà delle idee e ora me lo sta facendo in spagnolo, quindi è stato bravo. Quindi, poi mi dà un schema, no? Quindi mi dà la vita e l'opera di Shakespeare, la biografia, opere importanti, influenza nella letteratura al teatro, i temi ricorrenti nelle sue opere, stile e tecnica letteraria, i riconoscimenti, le conclusioni. Quindi mi va bene, io ora le dico di sì, vediamo un po' cosa mi fa, eh. Quindi ora, aspetta perché io gli dirò il tema, vabbè, mi va bene uno o l'altro, gli do continuare e tu vedrai ora in pochissimi secondi cosa mi fa. Cioè, questo lo sta facendo lui, io non sto toccando niente. Cioè, tra l'altro anche con una grafica pensata, nel senso che non è una cosa complessa, però è una cosa carina. Sì. No, è che io l'altra volta le ho chiesto una cosa specifica dello spagnolo e me l'ha fatto in inglese, però per esempio ora è bravo perché me lo sta facendo in spagnolo. In spagnolo. Quindi, guarda, E la poi prima. queste cose tu le puoi, scusa Marta, queste Sì. cose poi tu le puoi presentare e quindi va bene, online le puoi presentare, ma compartirle puoi anche scaricare o solo condividere i link? Posso Quindi. anche, per esempio, se con questa mi pare che posso anche scaricarmelo a PDF o Ok. a... Vabbè, vabbè, il link di perfetto. sicuro. Ah, no, guarda, eccolo qua, esportare. Esportare, ok. Vabbè, insomma, PDF è più che sufficiente, tra l'altro anche più leggero come formato, quindi è più pratico anche. Io sto pensando, per esempio, a quando si fanno fare delle presentazioni ai ragazzi, no? Anche per fargli loro poi queste presentazioni le possono modificare, quindi volendo possono cambiare Sì, colori, io stili. posso modificare quello che voglio qua. Ok. Quindi loro hanno una base di partenza e presuppongo così come degli elementi di impostazione, e poi volendo possono cambiare, possono fare quello che insomma. Sì, però hai visto, mi ha creato una presentazione, tu sei esperta di Shakespeare, abbastanza decente, in secondi, che poi Sì. non l'ho personalizzata per niente perché io potevo dirgli esattamente cosa volevo, eccetera, eccetera. Ho fatto fare tutto Certo. lui, ho cliccato tac, tac, tac e lui mi ha fatto una presentazione in secondi. Quindi Assolutamente. la grafica anche, insomma. Sì, ma infatti, poi con delle immagini, sarebbe interessante capire se lui pesca le immagini, lui o lei pescano immagini senza copyright, con il copyright, cioè capire anche tutto il discorso Ah, vabbè, ma l'intelligenza artificiale ti genera le immagini, eh? te le genera lui, giustamente, cioè, o lei, insomma. Genera, sì, lui o lei, io penso, vabbè, queste magari le ha prese da qualche parte, ma se Sì. no te le genera lui, penso, eh? Sì. Quindi se tu a ChatGPT gli chiedi, questo però io in questo momento ho il 4, ok? Il Ok, quindi mapping del ricapitolando che caratteristiche aveva, buone o non buone, il 4 che tu prima hai detto che c'ha aspetta, no, di il 4 è molto 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 più accurato. Aspetta, Ok. Ed aspetta è che lo gratis o a pagamento il guardo. No, il 4? 4 è a pagamento, però diciamo che costa 20 euro al mese. Io lo dicevo per un'istituzione. Io ce l'ho, tanti colleghi ce l'hanno nell'equipe. Qualcuno in più a parte me ce l'ha, e per esempio questo è il 4. Io qui mi sono creata degli assistenti, per esempio quello che vi dicevo prima, no? L'assistente dei progetti Erasmus, quindi un esperto in progetti Erasmus personalizza i consigli in base alla scuola. Quindi lui mi dà già delle domande, no? Idee per un buon progetto K210. Puoi spiegarmi come fare un progetto K122? Di cosa te devo tenere conto nel format K121? E personalizzare questo è veramente semplice. Quindi io dico, ok, non tutti vogliono pagare il 4, però un'istituzione scolastica una licenza la può avere, no? Con Sì, il sì. 3.5
Si può avere, io qua ho lasciato questa qui, questo plugin che di quello gratuito per farvi vedere che con quello gratuito, no? Perché aspetta, vediamo se provo a mettere il 3.5. Un attimino, che ora Sì. forse devo uscire, che a volte si impalla anche lui. Ah, non ti preoccupare, tanto il tempo c'è ed è tutto molto interessante e utile, anzi, un passo più piano va benissimo perché se ci sono persone che Sì, non hanno allora mai io visto ora lo metto il schermo. 3. Ok, Allora, quindi guarda, in alto a con il... sinistra vedete c'è lo schermo dove si può cambiare la versione. Sì, allora il 3 qui non ho più, prima c'era il clip per allegare i documenti, però con quello gratuito io comunque posso caricare qua i file. Quindi io qui posso caricare... che ne so, il formulario qui c'ho il K121, no? Mio nel mio computer, io glielo carico perché poi a lui gli faccio delle domande. Poi, se voglio parlare con lui, io ho in questo ne ce l'ho in spagnolo. Hola, hazme un programa de español de nivel A1 para alumnos de primero del liceo linguistico. Ok, lui mi ha scritto. Ok, e ora se io faccio così, lui mi parla. Hola, aquí tienes un programa de español de nivel A1 diseñado para alumnos de primero de liceo lingüístico. Este programa se... Ovviamente, vabbè, lo faccio star zitto, però se io volessi usarlo come un assistente di conversazione con la versione gratuita, posso farlo, ok? Basta che scarico i plugin che poi vi dirò. E lui qui mi crea un programma. Io gli ho dato un prompt molto così, molto, cioè non è che gli ho detto lo voglio in modo di tabella, però come vedete mi sta facendo tutti gli argomenti in secondi, no? Quindi è veramente, e questo è tutto con la versione gratuita. Ok, lo fermiamo. Invece l'assistente c'è soltanto con la versione 4, quella a pagamento. Esatto, Ok. l'assistente c'è solo con la versione 4 a pagamento, però la creazione è molto semplice. Tutti noi possiamo creare degli assistenti. Io questi me li sono creati io, anche questo. Per esempio, professor F per il Fer Ora mi sentite?
Ok, sentite me, ma non Marta, perfetto. Allora adesso sento un attimo Marta e le dico di uscire, ma non Marta che continua. Sì, grazie Simone, ringrazio Simone Bionda perché altrimenti io, non avendo nessun tipo di feedback. Marta, scusami, spero che tu riesca a leggere questo messaggio. Tu continui a parlare, ma non ti si sente, quindi dovresti provare a fare una prova col microfono. E oppure uscire a rientrare. Prova a chiamarti. Un attimo di pazienza. Sto provando a sentire Marta Manzanedo. Spero che veda il telefono. Succede. Ecco, sta squillando. Vediamo, eccola. Il bello della diretta. Marta è andato completamente via l'audio, per cui tu stai parlando da 10 minuti e dici cose interessantissime, ma non si capisce. Quindi ora E come è andato via l'audio? non lo so, prova a vedere. Al limite esci e rientra e riprendiamo magari da un paio di slide prima. Poi quando riesci, vediamo. Prova a uscire da GoToWebinar e rientrare, perché loro sentono me, ma non sentiamo te. Ah, ok. Prova a uscire e proviamo, facciamo una prova, se no ci risentiamo. Grazie Marta, grazie mille. Ok, avete sentito in diretta, ecco, adesso vedete il mio, me a tutto schermo, in mezzo alle stelle, quindi. Dunque, adesso appunto questi temi sono veramente interessanti, tra l'altro vedete che le possibili impieghi nella classe sono tantissimi. Io a chi ha scritto le domande volevo dire che le sto tenendo d'occhio, per cui appena Marta entra e magari facciamo il punto con le domande e facciamo il punto con le domande e vediamo di Senti, rispondere. sentite Sì, ora? Ma ora perfettamente, non ti vedo, ma com'era ti sento. stato il web? Eccoti. Sì, il sistema webinar, il Sì, cioè. forse GoToWebinar che sta in qualche modo. Allora, io diciamo che eravamo arrivati a. Scusate, allora, no, io di solito non avrei risposto, ma ho visto che eri te, ho detto, oh, allora è Che è successo. successo? Chiedo Sì, scusa, perché. non è. No, ma capirai, figurati, succede tantissimo, quindi non è un problema. No, perché non ho toccato niente, non ho No, riavviato il no, ma infatti computer. immagino, può essere il sistema che ti ha buttato fuori un momento di abbassamento della rete, figurati. E a me ha detto Simone, sentiamo te, Simone Bionda mi ha detto sentiamo te, ma non sentiamo Marta, per cui meno male che ci ho avuto un po' di Meno male feedback, che c'è perché San Simone, se meno male no, che perché c'è San Simone, sì. tu mi sentivi? Io no, per niente, ma io non capivo se stessi parlando anch'io da sola. Comunque, vabbè, riprendiamo il discorso. Senti, vogliamo ultimo, ho visto che ci sono delle domande. Magari perché poi guarda, tutti gli esempi, io ripeto, ho voluto fare una cosa che poi rimane, gli rimanesse in modo di Come fare le prove documentazione. magari dopo, anziché io magari annoiare lì con. Quindi se vogliono fare delle domande, volentieri, se ci sono delle Sì, domande, volentieri. ce ne abbiamo alcune. Dunque, inizio dalla prima. La prima ci chiede come possiamo, sta parlando una docente o un docente di scuola primaria, come, questa è una bella domanda perché ti chiede come possiamo spiegare ai nostri piccoli alunni che cos'è ChatGPT senza spaventare, lei usa le virgolette, genitori e colleghi. Quindi come si fa a raccontare ChatGPT? Nella scuola primaria, senza terrorizzare, perché i ragazzini sicuramente non si terrorizzano, anzi sono super curiosi, ma le famiglie potrebbero condividere gli stessi dubbi e le stesse ansie di Ha molti paura perché altri. allora ChatGPT, quello gratuito, nemmeno si collega a internet, quindi poi è allenato. Se provate ad insultarlo, lui è allenato che non, se tu lo chiami stronzo, ti dirà: non sono
cioè, adatto per usare un linguaggio bla 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 bla. Quindi, cioè, secondo me, fanno cose più rischiose. Faccio un esempio. Io quando Assolutamente. vedo questi bambini che giocano online, a voglia, cioè, quando giochi online, è vero, magari giochi con i tuoi amici, ma ci sono anche tanti adulti che possono adescarti online, no? Poi se hanno un cellulare, no come. Quindi io non, io ovviamente loro non lo possono usare perché hanno meno di 13 anni, 13 però anni, sì. l'insegnante sì, e glielo può far vedere alla LIM. E fare delle domande e vedere come risponde, anche racconta barzellette, cioè fa tutto quello che insomma, canzoni, ci inventa delle canzoni, delle poesie, e per giocare si può, cioè, e ancora, vi ricordate il grafico dell'UNESCO, no? Se non ci interessa poi che dica la verità. Boh, cioè, massima apertura, nessun problema. Cioè, se devo usarlo per fare una filastrocca, per raccontare una fiaba, per eccetera, eccetera, non vedo perché è un chatbot, è come quelli, solo che sicuramente più di uno si è disperato con questi chatbot delle aziende, no? Che sempre ci davano le risposte stupide, ripetitive, perché erano allenati. Non come ChatGPT, perché esistono da prima e non riuscivano a capire, capivano solo le parole chiavi, quindi ti buttavano la risposta, ma in realtà non è quella che volevi tu, e poi tornavi sempre all'inizio. ChatGPT Chatbot per intè, scusami, sì, no, volevo ci fa. Sì. semplicemente dire, per esempio, credo che tutti noi ci siamo prima o poi imbattuti in questi chatbot della Tim o di altre aziende che ti danno delle risposte per cui vai veramente, che ti fanno innervosire terribilmente perché tu dici ho un problema e usano loro, riconoscono quelle parole chiave per cui ti danno queste risposte che sono assolutamente inadeguate e assolutamente inutili poi alla fine. Ti sono stata utile? No, perché tu sei stato 3 quarti d'ora a cercare di capire come mai ti è arrivata una fattura Comunque, sbagliata. O... se volete, possiamo fare una prova in Sì, diretta, ad molto esempio, volentieri. e vediamo cosa ci dice ChatGPT di come utilizzarlo con i bambini della Con i primaria. bambini. Ah, ottima questa cosa, mi piace. Sì, perché in realtà appunto, poi tra l'altro io so che c'è anche un controllo rispetto al linguaggio, non solo Sì, al linguaggio, ora diciamo, provo. scurrile, no? Ma anche per esempio ai temi rispetto alla pornografia, ci sono proprio dei limiti molto forti, per cui effettivamente voglio sottolineare quello che diceva Marta, i nostri figli e i nostri bambini, i nostri alunni bambini hanno davanti cose ben peggiori, perché per esempio basta che i vostri alunni e alunne vadano a vedere i film in streaming, mi riferisco per esempio ai nostri studenti di scuola superiore, no? Basta guardare i film in streaming in certe ore della sera e non è che uno necessariamente stia guardando contenuti pornografici, ma anche guardando, non so io, le Kardashian, che è insomma la cosa più ridicola che uno possa pensare, dove non c'è veramente, insomma, c'è un controllo anche, sono contenuti assolutamente, pensiamo ad altro, un qualsiasi film, anche una commedia assolutamente casta, escono fuori delle robe ogni tanto che sono veramente così. Diciamo più che evidenti, direi più che evidenti. Quindi ecco, e lì si parla di contenuti in streaming, cosa che loro consumano quotidianamente, cioè loro si vedono pure i cartoni animati, in streaming. Quindi, insomma, secondo me abbiamo una percezione molto, molto poco corrispondente alla verità, rispetto a ciò che consumano i ragazzi e le ragazze, anche molto piccoli, anche Sì, dal io punto di vista della non. violenza. Sì, non capisco perché dovrebbe fare paura ai genitori. Probabilmente i genitori lo usano. Dipende ovviamente se Sì, sono ma di. magari, ma sai cosa? Che i ragazzi ormai sempre più hanno questi telefoni in autonomia perché controllare i figli nella loro attività di navigazione e di gestione della rete è un lavoro, è una cosa che consuma tempo e consuma energie. E
E insomma, c'è chi fa la scelta di farlo e c'è chi non fa la scelta di, c'è chi fa la scelta di non farlo. E magari delega alla scuola il ruolo di sequestrare il telefonino e metterlo nel cassetto, no? Che per me è una cosa che io ogni volta che mi capita mi viene la rosolia proprio letteralmente quando mi succede ancora in certi consigli di classe si decide di mettere il telefono nei, i telefoni nei cassetti invece che insegnare come si usano. E quindi, insomma, è molto interessante il tema. Comunque, se Io tu puoi. penso che un uso consapevole, cioè noi dobbiamo, noi come insegnanti, ripeto, per non rimanere indietro, dobbiamo imparare a usarlo. Quindi sicuramente, che poi, ripeto, una volta imparato come si usa ChatGPT, poi Bard, Claude, questo, quest'altro, sono uguali, sono, è la stessa tipologia, no? Sono allenati col linguaggio e un po', rispondono allo stesso modo, quindi paura, no, è uno strumento che ci può essere utile. Fai i verbali veramente bene, programmi, verifiche, quelle a risposta multipla, vero o falso, comprensioni del testo, io prima mattivo, le rubriche di valutazione. Io ho tanti colleghi che me lo dicono, ah, io ormai non faccio nessun programma, ormai me lo faccio fare da ChatGPT, poi aggiusti, ma quello che devi aggiustare ci perdi 5 minuti, non 2 o 3 ore star lì a scrivere il programma. E poi ti dedichi ad altro, perché penso che tutti sarete d'accordo che la parte burocratica della scuola è la cosa più, noiosa che c'è, e ci toglie il tempo magari veramente per la nostra creatività, no? Sicuramente, ma io penso poi che sia uno strumento che si possa utilizzare. Ora, scusa se dico delle cose anch'io, ma magari che ne No, so, per anzi, carità, si fa un se po'. qualcuno vuole anche prendere l'occasione per intervenire, il punto è che, per esempio, l'utilizzo di ChatGPT presuppone delle competenze anche di selezione delle informazioni, delle competenze critiche, delle competenze di analisi anche delle fonti e delle informazioni, per cui, potrebbe essere anche un ottimo strumento per stanare certi, diciamo, problemi del web, cioè per esempio le fake news, il fatto che i ragazzi non è vero per niente che usano internet in modo consapevole, cioè fanno copia e incolla e delle volte fanno incolla senza neanche levare la formattazione, per cui ti ritrovi queste presentazioni fatte come se fossero un file di Wikipedia, no? Per cui dici, ma magari la formattazione di Wikipedia levala, per cui rimangono tutti i caratteri. A me capita una volta all'epoca in cui c'erano ancora le famose tesine di maturità, no? Per cui è uno strumento con cui si può invece si possono scardinare certe cose della rete che non vanno, no? Per cui l'utilizzo delle fonti in modo consapevole, così come si dovrebbe fare. Io penso che siano strumenti veramente intelligenti di utilizzo, oltre che semplificano la vita e, come dici tu giustamente, tanti passaggi. Sì, Ma che lui o poi lei? non lo Lui o so, lei? Perché chiediamoglielo. E è interessante questa cosa. sulle fonti, una cosa, soprattutto il 3, quello gratuito. Allora, per proprio la tipologia di come è stato allenato, se una cosa non la sa, se la inventa. Quindi bisogna, ecco Ah. perché dico che bisogna essere esperto, perché se tu gli chiedi delle fonti di un argomento X, bisogna poi magari un attimino controllarle, perché ti può dare una citazione che sembra, ah, che bello, ma poi non esiste, perché lui è stato allenato in modo che poi diventa avaro, perché vuole, no? Vuole dare le risposte, le risposte, le risposte, e se non lo sa, se lo inventa. Ecco perché dicevo, è molto importante. A meno che non vogliamo giocare, allora per giocare tranquillamente, però se vogliamo magari fare una ricerca, un qualcosa, dobbiamo essere esperti di quell'argomento. Ci sono anche dei, io qua non li ho messi, però ci sono anche dei sistemi di questo tipo di intelligenza artificiale generativa proprio per la ricerca. Ci trova dei articoli scientifici. E in una maniera molto semplice. Ah, poi c'è un altro, per esempio, si chiama Chat PDF. Tu gli carichi un PDF magari in inglese,
e gli dici fammi un riassunto, gli fai delle domande, non te lo devi nemmeno leggere, magari l'avesse scoperto, cioè, se fosse stato quando facevo il dottorato, mi sarei risparmiata un bel po' di tempo perché mi sarei scaricata una di queste cose. Senti, mi fai il riassunto di questo? E così poi si fa una citazione, ta ta ta, e fai velocissimamente. Non stai truffando, semplicemente una macchina ti sta facendo il riassunto delle cose più importanti, perché tanto anche se ti leggi l'articolo intero, non è che poi te lo ricordi intero, per cui tanto vale. E quindi io lo userei, ecco, nel nostro, per risparmiarci a noi del tempo, per esempio, come per aiutarci a fare un progetto, perché no? Se mi può dare delle idee che altrimenti non mi vengono. E se voglio fare una mappa mentale e avere già la struttura, perché no? E delle idee per una presentazione, una verifica, cioè, secondo me non approfittare e poi insegnare agli alunni, perché come tu hai detto, gli alunni, e questo c'era alla fine delle diapositive, lo possono usare o come copia e incolla, che è completamente inutile perché non imparano, o prendono e sono un po' più furbi e fanno l'equivalente alla formattazione, quindi cambiano un po' le parole e già quello è meglio perché almeno hanno fatto la fatica di fare un po' di redazione. Oppure la maniera più importante, più utile è quella di usarlo come assistente, cioè interagendo con lui ti va dando veramente delle informazioni che poi riesci a fare un lavoro. Possono usarlo in modo socratico, nel senso che si può anche qui creare un assistente che non ti dia il risultato, ma ti faccia delle domande all'alunno e l'alunno deve rispondere e lui ti sta facendo delle domande come farebbe un tutor. Questo qua perché è così? E l'alunno risponde in base alla risposta, lui spiega o non lo spiega, se già l'alunno lo sa, non glielo... Capito? Cioè, ci sono modi di utilizzarlo in modo molto più intelligente che non il copia e incolla. Sì, Quindi sicuramente. Ma secondo te quindi non è un sistema per svilire la complessità, per semplificare tutto un po' troppo? per me no, per me ci aiuta proprio a fare cose che molto più complesse che prima ci portavano via forse tanto tempo e non si faceva. Io lo trovo utilissimo. Comunque, ripeto, se volete, non so se c'è qualche altra domanda interessante, se no Sì, proviamo a c'è fare una. quella della prima. Ci sono, aspetta, te la faccio, te la leggo così. Allora, l'altra Telegram domanda posso è. condividere ancora, quindi per far vedere un po', ecco perché. Non ho capito. No, non posso condividere, non ho. Ah, non puoi più condividere? Ma oggi dai numeri questo. Per Aspetta, quello eh. che non sapevo, cioè volevo provare a ChatGPT, ma ho detto pensavo che mi davi la, però No, non mi. ma certo, ma ce la dovresti avere. Ecco, Ora adesso sì, ora sì, ce ora la sì. riai, ce la riai. Comunque, ti leggo Ok. la domanda? Ti leggo la domanda, magari? Vai, leggi la Allora, domanda. l'altra domanda è come si può integrare l'intelligenza artificiale nella didattica, nelle lezioni giornaliere e quotidiane, quindi non solo per cercare materiali, ma proprio da usare in classe. Grazie. Beh, tu hai dato diversi esempi, no? Però, insomma, se vogliamo magari recitarne Sì, qualcun altro, dipende, intanto. ci puoi dare una mano la persona che ha fatto la domanda e dirci magari in che ordine di scuola insegni, così magari dai una dritta a Marta. Sì, io Cioè, se intanto ce lo. provo a chiedergli un attimo, perché volevo fargli la domanda come spiegare, però voglio che si metta quello Secondaria di gratuito. secondo grado, ok, quindi superiori, intanto quindi ricordiamoci questa cosa. Eccolo qua, intanto. Ok, per esempio, chi sei e come lo spieghi? Sto usando quello gratuito, Ok. spiegheresti a dei bambini di 10 anni, va bene? Sì, dai, va Vediamo bene. cosa ci dice. Ciao, sono ChatGPT, un amico virtuale che può rispondere alle tue domande o aiutarti con le tue curiosità. Posso essere paragonato a un computer o a un assistente che usa le parole per comunicare e condividere informazione. È un po' come avere una conversazione con un libro magico che sa molte cose diverse.
Se hai delle domande o hai bisogno di aiuto con qualcosa, sentiti libero di chiedermi e farò del mio meglio per darti una risposta. E spero che possiamo imparare insieme a divertirci mentre lo facciamo. Ci fa anche lo smile. E questo è quello gratuito, ribadisco, eh? Quindi qui, per esempio, sempre con i bambini potrebbero decidere che l'insegnante lo fa alla LIM o al monitor e fa delle domande e lui risponde. Io non Certo. saprei cosa chiedere se fossi un bambino di... Aspetta, sei maschio o femmina? Visto che ci chiedevamo, boh, vediamo Sì. cosa ci risponde. Non ho un genere perché sono un programma di computer, non sono né maschio né femmina, sono un'intelligenza artificiale progettata per rispondere alle tue domande e aiutarti con le tue esigenze. Quindi puoi pensare a me come un amico virtuale senza genere. Come puoi... Vabbè, come vedi non è... Le parolacce non ce le dirà, dici Ah no. parolacce. No, non dico parolacce, sono programmato per rispettare norme di comportamento e linguaggio appropriato. Posso rispondere alle tue domande e aiutarti con informazioni in modo cortese e rispettoso. Se hai domande o hai bisogno di assistenza, chiedi pure. Farò del mio meglio per darti una risposta adeguata. Quindi, non vedo controindicazioni, ripeto, il bambino non lo può usare legalmente, ovviamente, poi nemmeno io a mia figlia il cellulare gliel'ho dato a 13 anni, vedo che molti ce l'hanno molto prima, quindi Sì. però diciamo che legalmente prima di 13 non potrebbero usarle, però con l'insegnante in classe perché no? Certo, ricordiamo che gli strumenti sono, non vanno utilizzati, ci sono insomma in questo delle regole chiare che il più delle volte, come diceva Marta, vengono assolutamente bypassate, per cui anche Instagram, anche TikTok, anche vabbè, Facebook, i ragazzi non lo usano, però insomma. Capita spesso di vedere bambini piccoli col telefonino e TikTok davanti al nastro, mentre insomma così parcheggiati con questi TikTok davanti, no? Per cui o anche lo stesso YouTube, che è vero che c'è YouTube per i bambini, quindi con attività che sono filtrate, però ricordiamoci che YouTube è uno dei posti meno in assoluto controllati della rete, in cui gira di tutto, da come si fabbrica una bomba a come si fanno sostanze chimiche tossiche, a come si fa a preparare un attentato, c'è di tutto online, quindi veramente insomma, spesso, ripeto, abbiamo un senso un po'. Ci preoccupiamo delle cose di cui forse non dovremmo preoccuparci, però è anche legittimo porsi dei quesiti, no? Io le ho appena Quindi. detto, fammi una canzone di Natale, lui mi ha scritto, vede velocissimamente, prova un'altra, come vedete, in secondi mi crea una canzone di Sì. Natale. E per Quindi esempio, perché... ho notato che nei testi gli puoi dare anche quando lui o lei, quando il ChatGPT crea dei testi, per esempio per la comprensione del testo, no? Che io trovo utilissimo perché poi i Sì. ragazzi e le ragazze non sanno più leggere, no? Quindi la comprensione del testo è una di Lo quelle. spiegano, no? Esatto, tipo, infatti Esatto. è una delle maniere di usarlo in classe, per esempio in classi di lingue, questo l'avevo detto anche prima, se io un Sì. testo complesso che so che i miei alunni non lo capiranno, io glielo dico di semplificarlo, anche gli posso dire guarda, mettimelo in un livello un po' più basso per alunni di questo livello e lui ti dice più o meno lo stesso testo, però ti semplifica molto il linguaggio. In classe, secondo me, le utilità e le maniere sono tante. Ripeto, dicevo, parlavo stamattina con una mia collega esperta di debate e lei lo usa per il debate alle scuole superiori. Io per le lingue lo uso, diciamo, l'ho usato in tantissimi modi e gli ho insegnato come a dargli il prompt perché faccia da assistente. Di lingua, no? L'avevo messo Ora allora. Marta insegna, l'abbiamo detto, al Liceo Ceccioni di Sì. Livorno, anche se adesso diciamo, si occupa completamente di lavora completamente per tutto insomma, il tempo con l'equipe formativa territoriale, anche in altre attività, però diciamo che comunque lei come insegnante di cultura e lingua spagnola è in classe con ragazzi.
della secondaria e quindi delle superiori. E quindi, insomma, sei un esempio anche per i Sì. nostri colleghi presenti, no? Che fossero insegnanti di lingui, docenti di linguistico. Io Ma qua vi più sto in generale. facendo vedere tutte le applicazioni basate in intelligenza artificiale per le lingue che ci sono. E hanno come base alcune ChatGPT, per esempio, è molto questo qua fa da assistente di conversazione senza doverlo praticamente programmare, programmare nel senso dargli il prompt. Cioè, questa è molto carina perché è un semplice, come si chiama, plugin di Chrome Sì. e su YouTube e Netflix ti dà i sottotitoli e te li dà anche in lingua originale per colori, non so perché ora vabbè, non me lo farà vedere, vediamo se mi fa, cioè praticamente se mi fa vedere un esempio, ti mette no, qui nella lingua che decidi tu, poi qui cinese, giapponese, non so cosa Sì, sia, potrebbe essere anche coreano quello, sì. o coreano, e te lo mette anche in colori, dipende perché tu prima lo imposti con il livello di vocabolario che hai, le parole che conosci, e quindi lui poi te le puoi salvare, se clicchi sopra ti dà la traduzione in spagnolo, nella lingua che vuoi, insomma, io per esempio ce l'ho per l'inglese, gli ho detto che sto imparando l'inglese, quindi diciamo che me lo dà in inglese, mi dice in contemporanea lo spagnolo e poi mi mette i colori a seconda di se le parole sono semplici o no. E quindi anche questo è molto, insomma, è pieno di Ma quindi queste. per avere una piccola sitografia di queste di questi strumenti che basati sull'intelligenza artificiale, cioè questo è un tuo sito, noi Sì, lo poi puoi te lo. rendere disponibile questo link? Sì, guardate, io per farvi capire come è diviso, qui vi dico come si creano i prompt e i tipi di prompt, che è quello che stavo facendo vedere all'inizio nelle slide. E Questo è questo molto sarebbe, interessante. diciamo, i prompt. Poi qui IA per le lingue, un sacco di applicazioni da provare, credo sono tutte gratuite. Ci fanno dei programmi. È tutto, aspetta che salgo sopra perché mi entra dentro la cosa del webinar. Poi IA per la classe, io qui ovviamente questo è un sito in lavorazione e sto mettendo le applicazioni, le sto cercando di classificarle, quindi per gli avatar, per la ricerca, quello che dicevo prima, per fare ricerca ci sono tutti questi, per fare dei video, per animare, per editare, per l'immagine. Il chatbot, le presentazioni, quella che vi ho fatto vedere, Gamma, lesson plans, creare meme. Io più o meno man mano le esploro, me le segno qua le estensioni più utili per esempio per sentire ChatGPT, Talk to ChatGPT oppure Voice Control, no? Quindi man mano vedo le cose, io questo lo aggiorno tutti i giorni praticamente. Poi ho messo degli esempi, che era quello che vi stavo facendo vedere un po' nelle slide, se volete provarle, per creare infografiche, per creare un testo con spazi in bianco, per metodologie storytelling, insomma un po' tutto. Poi materiali e link utili, qui sto mettendo un po' di documenti in le lingue in spagnolo, inglese e francese, che sono quelle che io riesco a gestire, anche in italiano, qua ho messo proposte con una strategia italiana, l'uso dell'intelligenza artificiale nell'apprendimento, insomma articoli o link utili che man mano trovo, per esempio qui ho messo questa info, anche i materiali di altre formazioni che ho fatto, insomma ho messo tutto qui. Per esempio, l'assistente di conversazione, ce l'ho qua, è piccolissimo, ma inizia una conversazione in tempo reale con me. Devi iniziare facendomi una domanda e aspettare che ti rispondo. Il tuo ruolo sarà quello di fungere da docente di, qui in questo caso spagnolo,
in una prova orale di livello A2. Devi scegliere un argomento tipico di una prova orale di spagnolo del DELE. Vabbè, ho messo A1. Ogni volta che ho un errore, devi dirmi che ho avuto un errore, come correggerlo e continuare con un'altra domanda. E quindi lui ti fa delle domande e tu parli, scrivi. E siccome c'è l'impostazione, il plugin audio, diciamo che puoi anche parlare, puoi avere la conversazione, quindi quello mi sembra abbastanza utile. E poi qui sto iniziando a mettere delle attività o delle proposte di come utilizzarlo nell'aula, perché questo dipende un po' dalla materia che insegniamo, perché a me non mi vengono in mente ovviamente come usarlo in matematica, quello a me mi viene in mente come usarlo nella lezione di lingua, nella lezione magari umanistica, però in quelle scientifiche deve essere. Però per esempio ho messo dei materiali che danno alcune delle idee. Questo in inglese, questo due in spagnolo, però insomma si capisce, e se no glielo do in una di quelle che vi ho detto, chat PDF, vediamo un po' se me lo trova velocemente. Se è un PDF, gli mettete qui il PDF e gli fate delle domande o ve lo traduce, quindi ormai non c'è più il Quindi problema. noi lì possiamo caricare tutti un PDF, quindi un documento e da lì usare quello Sì, come vediamo un reference, po'. diciamo. Guarda, gli carico questo qua, che non so cosa sia, ma è in inglese. How early digital experience, me lo so perso. L'uso precoce delle tecnologie digitali, shapes. Mi dice di cosa parla questo testo, no? Lo vedi? E io non l'ho nemmeno letto, me l'ha mandato un collega, avevo dato un'occhiata. Io potrei fargli delle domande, per esempio, questa, via, lui Certo, mi per creare dei test a scelta multipla o comunque delle domande a scelta multipla. anche. No, questo serve soprattutto per interagire, ti dice cosa. Vabbè, Ah, tu fai delle domande a... al PDF, sì, me lo traduce in spagnolo, per esempio, Perfetto. perché tanto no, se no non lo capisco, quindi vediamo un po' se me lo traduce, e me lo traduce. Quindi Fantastico. questo è facilissimo. Adesso c'è solo il rischio che uno non si stacchi più dal computer, però. Cioè, Vabbè, quello vabbè. ci devono staccare i computer, i monitor dalle facce. Lo Senti, ma so, lo so. questa collega o collega che ci chiedeva come utilizzarlo in classe, tu hai dato diversi esempi, diciamo, Ma sì, ma ma ho magari... altri materiali, altri ancora, cioè, nel Esatto. senso. Sì, Quindi dimmi. abbiamo detto attività, questa collega che ci fa questa, o questo collega, ci vuole dire anche che disciplina magari insegna, così forse possiamo essere più specifici con degli esempi. Perché chiaramente sulle lingue straniere c'è un mondo e poi è Io l'ambito quelle di lingue le Marta. userei veramente come assistente di conversazione per fare la pratica, ma anche, per esempio, che ne so, nel FERS, che c'è la parte, no, della produzione scritta. Se io gliela copio e gliela incollo a ChatGPT, gli dico: guarda, correggimi gli errori, come se tu, il prompt di ruolo, tu sei un esaminatore di FERS, Esaminatore del Cambridge. di Cambridge, correggimi e dimmi gli errori, e lui poi me li dà. E Magari tu non è. puoi fare quindi anche delle simulazioni di conversazione? Certo che sì. Poi, ovviamente, presumo che non sarà infallibile, ma ovviamente lui è gratis. Un'ora di tutor di inglese magari ci costa. Però io le prove che ho fatto in spagnolo non è per niente male. Qualche volta, ripeto, può fare qualche errore, infatti si chiamano allucinazioni, però in queste attività che vi sto dicendo di fare è meno probabile che sbagli. Ci può anche dare delle spiegazioni grammaticali, perché io a volte gli chiedo
Mi ricordi quando usare ing o l'infinito in inglese che sempre mi scordo e mi dà degli esempi? Allora, sicuramente lo fa meglio un insegnante, non dirò di no, però a me Ma come studio certo, non ma mi va certo. Però bene. non dobbiamo temere che ci ruberanno il posto questi strumenti, perché insomma è evidente che sono degli assistenti poi, no? Ancorché Non è molto. un'intelligenza cognitiva, è un'intelligenza statistica. Lui statisticamente calcola le possibilità, siccome è stato allenato con tanti testi, calcola la possibilità che dietro la parola X ci vada un'altra parola. Quindi è tutto statistica. Ovviamente, siccome con quello che vi dicevo dell'architettura Transformers riesce a capire il contesto, lui è in grado ovviamente di dare una risposta coerente, però ovviamente, ripeto, a volte se le inventa le cose, però la maggior parte, cioè migliora sempre di più, eh. E per esempio il 4, diciamo, la percentuale di allucinazioni sono molto meno che nel 3,5, quindi. Però ribadisco, io quando lo uso per la grammatica, in genere devo dire che al 90% mi fa spiegazioni precise. È corretto. Senti, ci specificava meglio la domanda, nel senso per darci degli elementi per poter fare tu degli esempi. Per esempio, in un'analisi del testo, ora letteratura italiana, ma vale per qualsiasi tipo di letteratura, no? Basta insomma impostare poi il livello di competenza e il tipo di lingua. Come si potrebbe creare un'attività per una classe, visto che è qualcosa, un'analisi di un testo letterario, suppongo, ma anche di attualità, per esempio. Allora, io gli caricherei qui il file, Ce ok? l'abbiamo una cosa che possiamo vedere insieme. Tu ce l'hai un Io di italiano no. No, di italiano va bene, ma puoi prendere anche quello che vuoi, tanto comunque è il metodo che funziona, no? Poi uno può prendere un testo italiano, un testo tedesco, un testo spagnolo, che ne so. Allora, proviamo, agisci Sì. come un insegnante di spagnolo, di spagnolo. Fammi un'analisi sintattica della seguente frase. Però è che voi in Italia la No, no, distinguete. analisi del testo, lei diceva, Ah, credo sia una, del testo. non so, ma insomma io continuo a usare il pronome femminile, ma la persona che ci ha scritto la domanda sul file Google, scusate se invece si tratta di un collega, ma la Ah, forza dell'abitudine. guarda, io Che gli ne so, caricherei un testo, un testo, ecco, gli però carichi un prima testo, non ho ok. niente da, perché sono tutte cavolate, verbali, non c'ho niente a portata di mano interessante Un che potrei. che ne so, un racconto, ma non lo puoi prendere dal web, no? Perché ti serve il Sì, PDF? no, vabbè, aspetta, no, no, va bene, lo costruiamo. Allora, sei un insegnante di italiano di prima liceo. Sì. Creami un testo per studiare che si studia in prima. Che si studia, che ne so, o anche di storia? Vogliamo fare una cosa di storia invece che di italiano, Un così magari è testo di storia per di alunni. storia romana? Dole romana per Sì, esempio. Poi voglio destinatari. dire, al di là del tema, poi quello che conta è come lo imposti, quindi poi a quel punto lo puoi fare veramente su tutte le Sì. discipline Allora, possibili, quindi io gli sto immaginabili. dando il prompt di ruolo. Gli sto Sì. dicendo cosa voglio, un testo e l'estensione. L'argomento di storia romana e ora gli sto dicendo il destinatario per alunni di prima superiore. Ok. Basta, proviamo, vediamo un po' cosa Quindi non ci c'è per esempio bisogno di indicare delle cose tipo il registro del testo, perché sì, se comunque lui lo vuoi indicare, se lo vuoi, certo, più cose le dai meglio è. Ok.
Intanto mi ha fatto questo, poi io la domanda, il mio problema è che la domanda dell'analisi del testo non saprei fargliela io in italiano, nel senso a me in spagnolo mi viene l'analisi Allora, sintattica. faccela in spagnolo così capiamo, perché tanto va bene lo stesso. Allora ricambio il prompt, sei, glielo dico in spagnolo, eres Ok. un profesor de español de primero de la ESO. Crea un texto de 500 palabras para analizar, no menos, crea una frase para realizar el análisis, porque en España facciamo mucho, molto questa cosa, análisis sintáctico de las subordinadas. Lo metto così, vediamo cosa mi fa. Allora, mi fa la frase ora analizza cada uno de los elementos. Come vedete, non è, a primo colpo, ovviamente, poi devo interagire, quindi ora lui mi dà, vedi, Maria sustantivo, sujeto de la oración principal. Studia mucho, verbo, studia, complemento diretto, mucho, indica la cantidad e ci spiega un poco e mi fa tutta l'analisi sintattica. Prima mi ha creato la frase e poi mi ha dato mi dà la spiegazione. Quindi, più esperti siete dell'argomento, ovviamente, più potete calibrare le domande che gli fate, Sì, no? Io questa l'ho meglio che. fatta un po' velocissimamente. A volte ci si sta 10 minuti per creare un buon prompt, un buon comando, però vabbè, non gli ho detto nemmeno che tipo di subordinata volevo, gli ho detto fammene una a caso, quindi una cosa molto molto leggera, però insomma, gli posso anche chiedere spiegazioni, spiegami perché. Non saprei cosa chiedergli No, ma va perché. bene, era semplicemente per fare un esempio. In realtà, questo io penso che la cosa migliore sia mettersi e cominciare a praticare. Nella propria disciplina trovare delle cose interessanti. Io, vabbè, ho provato con le comprensioni del testo e devo dire che sono non solo molto interessanti, ma anche qualcosa che motiva moltissimi ragazzi, perché se tu scegli dei temi su cui magari hai lavorato in classe, per esempio, banalmente, no? Hai lavorato sull'ambiente, o hai lavorato sui materiali riciclati, per esempio, puoi creare dei testi con delle domande a scelta multipla o delle tracce da dare ai ragazzi su cui loro possono lavorare, cioè puoi creare anche dei moduli che hanno tutti un senso sullo stesso argomento e possono Sì. essere anche delle. No, ma ecco perché dicevo, io non sarei in grado di fare un'attività per matematica, perché io gli posso dire al collega, guarda, i tipi di prompt sono così, gli esempi sono questi, ma poi l'attività te la devi gestire te, perché io non sono in grado Certo. di capire se la macchina mi sta imbrogliando oppure no. Invece in spagnolo sì, Certo. quindi è questa la. E ci fa tutto, ci fa. Giusto per finire, anche delle mappe mentali, anche questo, no? Un esempio molto che potete provare. Gli ho chiesto una mappa per ragazzi qua, per esempio, in codice LaTeX, ok? Che Che non so io cosa sia il codice non so nemmeno latex. cosa sia neanch'io, però lui mi fa questo lavoro qua, io lo copio. Poi vado in questa pagina che è gratuita, infatti l'ho scritto qui, che si chiama Overleaf. Poi vado su questa pagina, vediamo se la diapositiva mi scorre. Vado su questa pagina, lo incollo e mi fa la mappa mentale così. Ma è carinissimo. In secondi, proprio veramente secondi. Insomma, Carinissimo. le infografiche invece non riesce a farle ancora. Però te lo dà così. Ti dà le istruzioni che puoi, insomma, come idee, qua io ho messo, vedi, creare testo con gli spazi in bianco,
Scorro velocemente così so idee per metodologie attive, idee per digital storytelling, per microlearning, insomma, vi ho messo esempi di tanti tipi per la lezione, creare un dialogo, per la valutazione, che altro ho messo? Domande vero o falso, comprensione del testo, vi crea il testo, le domande. Per le griglie le fa benissimo. Per correggere il feedback, il Prodi Tutor di lingue ve l'ho scritto qua, così ce l'avete. Molto carino il ChatGPT del telefono, vi ho messo qua. Questo è bello perché puoi iniziare a parlare in una lingua e lui ti risponde in quella lingua, poi gli fai una frase in un'altra lingua e ti risponde nell'altra lingua, quindi veramente. Insomma, e poi per progetti Erasmus, qua vi ho messo alcuni degli esempi delle prove che stavo facendo. Qui, per esempio, vado veloce perché ormai sono le 7. Per Sì. esempio, mi dice: ah, questo per eTwinning, no, per Erasmus. Mi dice: per creare un progetto di accreditamento Erasmus avrei bisogno di alcune domande aggiuntive. È lui che mi fa delle domande, esigenze, informazione della scuola. Esperienza precedente e poi mi aiuterà a redigere il progetto. E nelle Twilling ci può aiutare anche in tante per preparare il materiale didattico, supporto Certo. linguistico, feedback, insomma. Poi qui vi ho Insomma, messo sound. altre, sì, altre applicazioni utili, altri simili. Questa è la chat di Vink che ho detto che usa. ChatGPT 4 e niente, poi vabbè, insomma, un po' di cose che non ce l'ho fatta a finire, via. Beh, comunque se la metti a disposizione è davvero uno strumento prezioso che va bene al di là del webinar che abbiamo fatto oggi, che è stato veramente, credo, molto informativo e anche molto interessante perché ti apre delle, ti dà delle, delle, degli, così, delle viste veloci su tante No, io vi cose metto a molto. disposizione le slide e anche il sito che Grazie. sto creando, che ribadisco lo sto work in progress, no? Si dice in Benissimo, benissimo. Senti, inglese, io ma ci sto provando vorrei con quasi ChatGPT. provare a strapparti una promessa che quando la tua ricerca andrà un po' più avanti, tornerai da noi a farci, beh, tornerai da noi. Tu sei un'ambasciatrice Erasmus, quindi non sei un ospite, ma sei a casa tua. Perciò, però ci devi quasi promettere che un po' di tempo per noi lo troverai per fare un altro incontro, magari più in là. Quando avrai scoperto delle cose, forse avrai scoperto se si tratta di un lei o di una lui, e no, a parte gli scherzi, devo dire è un tema davvero che ha poi delle implicazioni, come tu dicevi all'inizio, anche di carattere etico, insomma, delle cose molto, veramente molto Sì, interessanti. qua infatti ho messo un po' di problemi tecnici, Sì. legali, insomma. Si chiamano proprio allucinazioni gli svarioni che prende quando dice delle cose. Allucinazioni, sì. Le normative che sta facendo il Parlamento europeo, Sì. Sì. l'Italia, insomma, un po' di cose. Sì. Poi, per esempio, è uscito fuori qualche giorno fa su Wired la questione del lavoro, dello sfruttamento del lavoro di questi click worker, che sono queste persone che esercitano l'intelligenza artificiale a un euro e 58 lordi Sì, l'ora. perché nel primo periodo ci vogliono tanti tanti dati e poi ci vuole l'umano Certo. nel secondo momento per allenare la macchina, per fargli delle L'umano domande. che esercita, la macchina, tra l'altro, appunto, ho letto di queste carcerate finlandesi che sono appunto utilizzate, diciamo, è un verbo brutto, ma insomma di fatto quello è il senso, per fare le click worker sull'intelligenza artificiale, e quindi hanno davanti queste risposte, queste domande a cui possono rispondere sì, no. E niente, poi diciamo vengono pagate questo minimo e diciamo l'idea sarebbe, che naturalmente lascia anche dei dubbi abbastanza grandi di carattere etico, stiamo insegnando loro le professioni digitali del futuro a queste carcerate, quindi poi ognuno
si risponde un po' a quello che ritiene giusto. Non so quanto questo sia insegnare delle professioni del futuro, però comunque sì, è anche questo, insomma, l'intelligenza artificiale. Io credo che ci dobbiamo salutare perché sono le 7 e qualche minuto. E mi dispiace tanto, è stato un bellissimo webinar. Do qualche informazione giusto finale. Ci chiedono a proposito dell'attestato di partecipazione. Io cercherò di risolvere questo problema perché ad oggi vale, diciamo, la regola che il USR ci dice, che USR, l'Ufficio Scolastico Regionale che organizza con noi queste attività, ci dice che non emettiamo certificato di partecipazione, ma che possiamo autocertificare la nostra presenza a queste formazioni sulla base del fatto che c'è un log di partecipazione, no? Cioè io ho nel GoToWebinar il log di chi ha partecipato e quanto è stato online. Detto questo, io mi ripartirò all'attacco per risolvere una volta per tutte questo fatto dei certificati di partecipazione e mi auguro di riuscire a risolvere. Comunque, se voi nell'immediato aveste bisogno di attestare la vostra presenza, prima che risolviamo questa faccenda, i vostri log sono sul nostro sistema e quando dico nostro intendo del Liceo Rosmini. Questa è la piattaforma del Liceo Rosmini, che è la scuola centro di costo, la scuola che organizza insomma le attività dal punto di vista amministrativo. E così come poi custodiamo tutti, diciamo, i fogli firme, eccetera, quando ci sono attività in presenza. So che non è una risposta soddisfacente al 100%, ma è quello che vi posso dire a oggi. Un'altra cosa che volevo dirvi, vi ricordo che noi abbiamo ancora una serie di webinar che ci vede in prima linea. L'11 di dicembre abbiamo un webinar dedicato ai Twinning Erasmus nelle piccole scuole. Quindi questo è un tema molto caro dei Twinning ed Erasmus. L'orario sarà dalle 17 in poi, come oggi. Poi abbiamo il 20 un webinar dedicato che di fatto sostituisce un evento in presenza che non si è potuto realizzare. Quindi se siete interessati a entrare nei Twinning ed Erasmus più nel dettaglio come azioni, ci vedremo. Dunque, mi sembra che ci vediamo alle 17. Comunque, vedrete le informazioni su. Se avete un attimo di tempo, ve lo dico perché me l'hanno confermato prima. 17-19, quindi il 20 dicembre dalle 17 alle 19. E poi niente, ci sarà Natale, quindi riprenderemo poi con l'anno nuovo a primavera, grosso modo, perché il piano riparte a primavera. Quindi Marta, do a te la parola per i saluti e poi saluto io. Niente, io vi ringrazio. Ovviamente ci voleva, è un argomento, io ho cercato di tagliare perché per esempio non ho fatto vedere tante cose, ma comunque è un argomento veramente appassionante. Io vi direi provate, imparate almeno a utilizzarlo e usatelo nel vostro vantaggio insomma, come si dice? Per risparmiarvi un po' di lavoro magari pesante e burocratico, se volete almeno quello, e poi man mano se vi vengono in mente delle idee per utilizzarlo in classe, veramente le idee sono tante. Io ve ne ho dette molte, provate e poi pian piano. Allora Marta, ci chiedono, mentre tu saluti e ringrazi, ci chiedono il link sia della tua presentazione che facciamo in questo modo. Se te sei d'accordo, tu condividi con me il materiale, io poi mando agli iscritti e alle Se no, iscritte. la posso scrivere, scriviamo tutto in chat. No, ma come tu puoi anche mandarlo a me con calma, io lo inoltro. Tanto io Bene. devo mandare comunque il questionario di valutazione, devo mandare comunque la registrazione, quindi se tu mi mandi una mail io lo inoltro agli utenti, insomma ai nostri amici che sono stati con noi. Sì, Va benissimo. perché è ricchissimo questo materiale, per cui anch'io lo voglio, anch'io voglio studiare su queste cose. Senti, allora,
Io ringrazierei Marta Manzanedo, grazie mille della Comunque tua. mi chiamo Marta Sanz Manzanedo perché noi abbiamo due cognomi. Scusami, Marta Sanz Manzanedo, scusami, scusami, lo so, io vado. Io so. No, Manzanedo è il cognome di mia madre, però di Ok. solito mi conoscono per il primo, Sanz, no? E come, Ok, no, vabbè, è Marta una questione Sanz, di... no, scusami, ti chiedo scusa. No, non è un E problema. hai ragione, ti ringraziamo tantissimo per questa più che chiacchierata, proprio per questo racconto così competente e molto interessante. Ci vediamo Spero di non presto. avervi annoiato troppo No, perché a me no, piace non interagire. credo. Infatti ti ringrazio Simona perché se no soffro moltissimo facendo il monologo, quindi grazie degli Grazie interventi a te, e grazie a te. È un argomento che mi interessa moltissimo, quindi anche un saluto da noi, dei Twin in Toscana, Marta, Simona Bernabei e tutto il gruppo che è stato con noi online. E ci vediamo la prossima volta e vi aspettiamo l'11 per il webinar dedicato alle piccole scuole. Arrivederci, a presto. Adesso interrompiamo la registrazione.